Fa sempre un certo effetto veder navigare la classe star. Amici di Seili, vi portiamo all'89esima edizione della Bacardi Cup, un evento storico per la classe e storico per la vela in generale. Siamo a Miami, nell'ambito della Bacardi Miami Sailing Week, anche con altri monotipi, ma le star, le vedete, la regina delle classi olimpiche per tanti anni e per tante edizioni ai giochi, continua a raccogliere entusiasmo, grandi partecipanti e grandi nomi. 58 barche a questa edizione della Bacardi Cup. Queste immagini si riferiscono alle prime due giornate, vento fresco intorno ai 15 nodi a Coconut Grove, davanti a Kennedy Park, dove c'è la base logistica delle regate. In terza posizione, dopo tre prove, l'equipaggio azzurro di Diego Negri e Sergio Lambertenghi. Sentiamo i primi commenti di Diego a queste regate. Diego racconta che quest'anno il livello è molto alto e naturalmente la classe star continua a richiamare attenzione di grandi campioni. Il solito grande evento Bacardi Cup, la prestazione di Diego Negri fino a questo momento, un sesto, un primo e un quarto posto in tre regate, quindi Diego in corsa insieme a Lambertenghi per la conquista della Bacardi Cup, che è sempre un evento di estrema rilevanza. Pensate che al primo posto ci sono i tedeschi Staniek e Klien. Secondo gli americani OG Diaz e Bruno Prada, e al quarto posto, quindi alle spalle di Diego Negri, vecchie conoscenze come Paul Caillard. Qui vediamo Lars Grael, intanto vedete il brasiliano Lars Grael, che è comunque in ottima posizione in classifica, è nono in classifica. Ma per quanto riguarda i grandi nomi che non mancano, vi dicevamo, al quarto posto vecchie conoscenze, Paul Caillard e Brian Fatih, 8-5-3 le prestazioni di Paul, che dimostra di non aver certo dimenticato come si va in star. Prima di leggere altri nomi in classifica e mentre continuiamo a vedere le bellissime immagini di regata, sentiamo proprio Paul. La star class è il più grande one design, la più grande classe one design probabilmente di tutti i tempi, secondo Paul Caillard, che racconta un po' la sua esperienza, la sua storia, il suo rapporto con questa classe, anche il fatto che molti ex staristi sono diventati velisti di Coppa America, e ricorda che lui ha iniziato ad andare sulla star a 17 anni. E comunque, insomma, iniziando a San Francisco, la sua città, e continuando, in qualche modo la star è stata un po' il filo rosso conduttore della carriera di Paul. Paul poi ha fatto Giro del Mondo, ha fatto Coppa America, come sapete, e è tornato però sulla star, riuscendo a raggiungere l'obiettivo olimpico di Atene 2004, e in cui non andò benissimo, non andò neanche male, ma insomma è arrivato nei top 10 e anche vincendo una prova. Ma vi dicevamo grandi nomi in generale a questa Bacardi Cup. Abbiamo raccontato del nono posto di Lars Grael, ma c'è da sottolineare che c'è anche Torben Grael in gara in questa Bacardi Cup, insieme ai vari Funk, Vesella, Zabo, Ledbetter. Torben Grael con Guilherme Almeida ha fatto un DNF nella prima prova e poi un quarto e un quinto nella seconda e terza, quindi attenzione al suo ritorno con gli scarti. Anche altri italiani in gara, Raffaello Astori e Alessandro Wonger, che sono 37esimi per il momento, Giovanni Coppo e Massimo Canali, Guido Falciola e Luca Paloschi, e anche Marco Angiolini e Davide Leardini, a conferma di quanta passione ci sia dietro a questa barca. Guardatela, la classe star. Ci torneremo ancora su questa Bacardi Cup numero 89.